Buonasera a tutti, mi trovo in Villa Letta Modignani, sede del Comune di Ossona, perché è iniziato alle 18, un consiglio comunale. Io sono stato consigliere comunale qua ad Ossona dal 2014 al 2019 e tralasciando il periodo della pandemia che comunque ci ha dimostrato che i lavori del consiglio comunale potevano tranquillamente venire registrati e poi condivisi sui social e comunque documentati. Come sapete, grazie alle proposte del sottoscritto, per il Consiglio Comunale di Milano e si possono seguire anche i lavori di tutte le commissioni consiliari che vengono archiviate sul canale YouTube del Comune di Milano. Idem anche i lavori del Consiglio della Città Metropolitana di Milano sono visibili sul sito YouTube della Città Metropolitana di Milano. Ma arriviamo brevemente al perché di questo breve video. Ho ritrovato in ufficio un paio di giorni fa due richieste di accesso agli atti oggetto file audio del Consiglio Comunale della legislatura dal 2014 al 2019. Avevo già allegato precedentemente delle richieste di accesso agli atti, allegando anche una sentenza del TAR del Lazio, Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che è l'ultimo grado di giudizio per quello che concerne gli atti civili, dove i file audio e tutte le documentazioni del Consiglio Comunale sono rubricate, quindi sono nell'elenco del materiale che deve essere accessibile non solamente per i consiglieri comunali, ma per i cittadini tutti. Quindi vi rileggo brevemente quella che avevo protocollato la prima volta il 10 ottobre del 2019. Poi ovviamente uno spera sempre che soprattutto le istituzioni rispettino la legge. Diceva questo: oggetto file audio del Consiglio Comunale Legislatura 2014-2019 Ossona. Era indirizzata agli uffici competenti del Comune di Ossona e alle autorità competenti. Questa breve per sollecitare la consegna di file audio dai consigli comunali, viste considerate le richieste precedenti. File inviabili pure all'indirizzo email cambiamoossona@gmail.com. Nota, ricordiamo di aver allegato anche le sentenze del TAR che catalogano detti documenti come atti pubblici da consegnare su richiesta. E questa era, adesso ve la mostro, vedete la data, 10 ottobre 2019, col timbro 10 ottobre 2019. La vado a ripresentare il 14 settembre del 2022, il numero di protocollo è 9596. La richiesta è la stessa e non c'è ancora stata consegnata. Questo brevemente perché è importante ricordare che chiunque fa politica, l'ambizione di fare politica, questi atti poi sono la prova provata del lavoro di consigliere comunale. E adesso arriviamo alla parte, quella un po' più politica. Come sapete, intorno al 10 ottobre Pier Francesco Maran promuove un percorso Cominciamo da Campo, rivolto essenzialmente al Partito Democratico, non solamente in vista del Congresso Nazionale, ma perché dopo le elezioni del 25 settembre sostanzialmente nel Partito Democratico non c'è stata un'analisi della, chiamiamola per quello che è, della sconfitta. E in quel percorso Cominciamo da Capo, alla Fondazione fuori dalla Fondazione Feltrinelli, interviene anche la consigliera comunale di Milano, Francesca Cucchiara, che parlando poi con gli altri colleghi consiglieri comunali di Milano gli avevano suggerito di non intervenire perché appunto si trattava di un'iniziativa all'interno del PD. Il tempo passa, non viene convocato un tavolo del centro-sinistra, le segreterie sono in impasse, prosegue il percorso che riscuote un buon successo, questo di Pier Francesco Maran del Cominciamo da Capo. Si palesa da tanti cittadini e da Verdi, iscritti Verdi, la volontà di dare la mia disponibilità per candidarmi alle primarie del centro-sinistra, ma soprattutto il progetto politico che sottende è quello, come ha fatto Pier Francesco Maran con il Partito Democratico, con il progetto Cominciamo da Capo, anche noi all'interno dei Verdi, per sollecitare delle assemblee regionali.
Questo per dire, la chiudo perché adesso c'è il punto che mi interessa, che è quello, una mozione della Lega su Area B, perché anche noi siamo critici su Area B, ma diametralmente opposti, allora adesso lo vado a sentire. Era per dire, per chiuderla, poi metterò sotto dei link di approfondimento, che come Verdi del Ticino, ma come Verdi che ci siamo sostanzialmente autoconvocati, posso parlare a nome dei Verdi della Lombardia, noi diamo il pieno sostegno a Pier Francesco Magliorino e vi invitiamo tutti sabato alla presentazione al Teatro Alfa Puccini alle 11. Gilberto Rossi per i Verdi del Ticino, da Ossona, buona serata a tutti. Ciao.